benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come vedete, siamo in sella al Magico GS. Davanti a noi c'è Stefano che ci fa da guida. L'avete già visto nel video dell'Eroica. Dietro di noi c'è Marco, Michele, Danny, un sacco di gente, ragazzi. Non posso dirveli tutti, sennò mi viene il fiatone. E oggi, come vedete, siamo qui. Vedete parole francesi scritte. Questo perché? Perché appunto stiamo andando al raduno della Stella Alpina, ragazzi, al Colle del Sommelier. Veramente una cosa unica nel suo genere. Adesso stiamo salendo, siamo usciti dall'autostrada poco, ma è uno spettacolo già adesso. Abbiamo la tenda, abbiamo la sete, abbiamo la carne, abbiamo la blasfemia, abbiamo la grappa. E questo vuol dire che stasera, serata molto interessante su in cima, perché questo, ragazzi, è un raduno europeo. Cioè, non so se l'avete capito, europeo. Facciurucaz. Guarda che spettacolo, siamo in mezzo alle montagne. Adesso ci resta solo che iniziare a farci la nostra salita. E poi c'è anche un pochino di sterrato bello interessante. Mamma, ragazzi, sto già sognando. E ovviamente, ragazzi, potevamo non beccarci un pandino? Eh no, signori. Dai che sennò mi si ingolfa il GSino. Cioè qua, ragazzi, se per sbaglio vai giù, è di una pendenza veramente brutta. E qua, ragazzi, c'è il pedaggio, perché sì, per salire su si pagano 8 euro. Ma no, ma zio, uno non è in marcia? No, no, è in marcia. Olè. E si inizia a salire, ragazzi. Speriamo che le bottiglie di grappa reggano, che le ho imbustate tutte. Ho un po' di polverone. Ci mancava il polverone dall'Eroica. Mamma mia, ce l'ho già negli occhi. Forse è meglio chiudere la visiera. Abbiamo visto anche il primo lancio di oggi. Speriamo sia anche l'ultimo, ragazzi. Io perché sto sempre ultimo? Che mi prendo sempre la polvere di tutto il mondo. Eccolo. Sapevo io. Guarda che spettacolo, guarda che spettacolo, dove siamo finiti. Diciamo, ci sono un po' troppe pietre per i miei gusti, tipo queste che spuntano. Non so se si vedono dalla GoPro, ma sicuramente non si vedranno. Però spettacolare. Bottiglie di grappa, tenete duro, mi raccomando. E che ci sono sti dossini che col GSino sono proprio brutti da fare. Questo è spettacolare, ragazzi. Cioè, tantissima roba questo ruscello. Ci abbiamo anche la diga, signori. Guarda che bomba. Vediamo se ci possiamo andare. Mi sa che bisogna andare a sinistra per andare alla diga. Guarda che spettacolo sta diga. Cioè, maestoso, figa. Guarda il signor Marco che ci ha raggiunti. Cioè, proprio è un pullman oggi, Marco. Eccolo, lavatina di fango e via. C'è la gente coi camper è salita full. Ma ragazzi, ma che voglia ci avete più che altro? Si sente odore di griglia, ragazzi. Mi sa che siamo quasi vicini. E soprattutto oggi il sole è dalla nostra parte. Per ora. Per ora. Guardalo il GSino. Maestoso. Ruscellino. Ok. Così ci puliamo dal fango di prima. Cioè, ragazzi, come location è fenomenale. Cioè, è straordinaria. Con un po' di neve lì in basso. Oh, guarda che siamo arrivati, mi sa. Ma sì. Oh, un po' di acquetta. Cioè, ma guarda pure la cascata abbiamo. Beh, ragazzi, come vista direi non male. Ho già montato la tenda e sì, con la mia gamba sexy vi posso dire che siamo arrivati in cima al raduno. Adesso ci siamo piazzati, dovremmo mangiare. Qua qualcuno è arrivato ieri, ci ha preso il posto. Guardate, il sexy Luca, molto magico, con la sua tenda marrone. Veronica, molto fashion anche lei. Lì dietro c'è la tenda di Marta e siamo Cesare. Siamo vicini di casa noi. Siamo anche vicini di casa, abbiamo le riunioni di condominio. E la 2 Second si può dire che sta spopolando. Ho fatto la cacca e adesso ci prepariamo per mangiare. È pieno di merda! Hai visto? E come avete visto anche dal video prima, c'avevamo la cascata. Iniziamo a mangiarci qualcosa perché sennò mi tocca mangiare il culetto di Danny e non penso sia affabile. Dico questo, ragazzi, la signora Veronica ha fatto dei panini succosi, taleggio e cotto, molto nice. Vediamo se sono di culo. Ma quello lì, Veronica, è quello che era caduto ieri nella merda, sì, di Marta. Che esatto, che ho lasciato indietro, esatto. Spettacolare. Ciliegia, guarda, pure il dolce abbiamo. Ma cosa hai portato di altro? Vodka. Mamma mia, signori, lusso.
Panino, andiamo a rompere le palle agli altri che fanno le cose. Così si usa la bocca, ragazzi. Spettacolo. Sono bagnato. Questo è il vero mestiere. Quel fiume è niente. Questo è il vero mestiere dei benzinai. Le vere pompe si fanno così. Vero, Luana? Dottore, avvocato, benzinaio. Tutto, Danny. Tutto. Link in descrizione per le tette in chat. Però tette maschili. Per le pompe lascio anche il numero. Perfetto. Guarda, allora che spettacolo. Dai, ora di pranzo, qualcosina, si affetta, si fa. Sogniamo oggi. Giustamente, dopo la soppressa, abbiamo detto, boh, facciamoci un sommelier bello allegro. Guardalo il Luca, mamma mia, Costa Africa DCT. Eccolo. Dove cazzo sto andando? Ragazzi, abbiamo un problemino. Il sommelier, ragazzi, ha battuto il GS. Cioè, mi è uscita la catena. Ma come cazzo è possibile? Ma come è possibile? Dimmi te se uno non deve bestemmiare in queste situazioni. Ragazzi, che dire, siamo sfigati. La catena è saltata fuori e niente, non sono riuscito a metterla via perché si è incastrata nel pignone. E quindi adesso, come vedete, scendo a motore spento. Come si suol dire, sono cose che capitano purtroppo. Meglio essere tranquilli. Adesso abbiamo legato la catena con delle fascette qui alla pedana passeggero dietro. Meno male che siamo in discesa almeno. Però scendendo mi gusto questo magico paesaggio, perché signori è uno spettacolo sempre. L'obiettivo è sempre usare le migliori tecniche ingegneristiche. Infatti stiamo provando a smadonnare perché praticamente si è rigirata dentro. Adesso io giustamente devo fare la videoizzazione. I ragazzi qua smadonnano, ringraziamo tutti. Seguiranno aggiornamenti, ma adesso smadoniamo e cerchiamo di sistemare, perché in un modo dobbiamo tornare a casa. Dai, abbiamo tutt'oggi, tutto domani, qualcosa riusciremo a fare. Ragazzi, siamo talmente tanto sfigati che purtroppo il gessino è esploso e quindi dobbiamo scarrellarlo. Ma grazie a un buon uomo che ha prestato il telefono, che ha pagato il wifi qui al rifugio, 5 euro buttatissimi. Domani mattina, che sogno! Bagno bellissimo, cazzo. Guarda che sogno, guarda che mezzo. Mamma mia, adesso mi butto anch'io. Sogno grazie. Erotico. Detto ciò, domani mattina ci sveglieremo, adesso festeggiamo lo stesso e attenderemo mio padre col carrello, così portiamo il gessino a sistemare. Che dobbiamo fare? Questo e basta. E bestemmiamo. A dopo. Signori, siamo qui, fetta di pane. Fetta di culo. No, no. Ci abbiamo il sole che ormai è appena tramontato. Che dire, le tende sono qui. Abbiamo il nostro sexy Marco che ormai l'ha detto al fuoco. Un po' di sexy popolo. Lì ci sono gli ultimi sprazzi di sole. E questa fetta di pane e salame ce la mangiamo aspettando le salamelle. Che dobbiamo fare? Guarda che sogno, si griglia. Il cuoco si riconosce che è proprio sontuoso, bello. Lo so che lo volete, ragazze. Qua abbiamo il fuoco che spinge, la carne che si cuoce. Un ambient veramente figo. Qui c'è nebbia per il fumo, qui c'è la nebbietta per il fresco. Infatti figa, esce già il fumo dalle bocche. Lì c'è il tavolo VIP. Ragazzi, qui si continua a spingere sul fuoco, ma soprattutto la cosa figa è che si vede poco, ma è tanto chiaro. Mamma mia, come sei manzo, Mattia. Guarda, signori, post cena, col fuoco che spinge, il sexy pana che brinda. Ma soprattutto non si vede una sega, ma qui sopra c'è una stellata spettacolare. E così c'è il buongiorno, signori, guarda quel Danny. Qui stanno già facendo colazioni, cose, sta uscendo il sole. Bello. Guarda che sogno, signori, il lusso. Lì abbiamo il gessino che aspetta la morte qui.
Adesso poi andiamo a caricarlo pian piano. Ma l'obiettivo oggi appunto è riuscire anche a, vabbè, sempre grazie anche a Maria che ci tiene calda la testa, a portare il GS fino a Barnovecchia. Adesso vediamo cosa facciamo, come ci ingegniamo, ma boh, facciamoci un po' di colazione. Lo tiriamo su con corde e bestemmie, per forza, non, è, non ci sono altre soluzioni. È l'unica, vediamo che succederà e i santi pioveranno anche oggi dal cielo. Vediamo che succederà. Noi eravamo qui, abbiamo sistemato tutto, tutto bello pulito, con il nostro magico fiumiciattolo, e il raduno della Stella Alpina, diciamo che l'abbiamo fatto, ci è piaciuto. Guarda Mattia, mamma mia che sogno Mattia, bello magico. E niente, andiamo a farci tirare. Mamma ragazzi, stiamo scendendo così, agili agili. Ebbene sì ragazzi, è arrivata la cavalleria, abbiamo messo il GS sul carrello, ora pausa pranzo e verso casa. Ragazzi, come avete visto è stato un video un po' movimentato tra sfighe e fortuna, il posto era veramente stupendo. Adesso faccio questa clip che sono a casa perché ero un po', diciamo, ero un po' agitato e con le palle che giravano. Il gessino sembra sia solo il kit della trasmissione da cambiare e nient'altro, adesso è in officina, quindi mi diranno poi che succederà. Diciamo che la fortuna è stata, per uscire dalla salita che c'era al raduno, ho trovato dei polacchi, non mi sembra, non mi ricordo bene, che praticamente mi ha caricato la moto sul furgone e mi ha fatto tutta la salita, diciamo quella più difficile. E da lì sono andato giù, poi un po' di pianura ho dovuto spingere, però l'importante è che siamo arrivati sani e salvi giù a Barnovecchia per caricare la moto. Detto questo ragazzi, fatemi sapere cosa ve ne pensate nei commenti e beh, io probabilmente quando vedete questo video sarò al Mugello, quindi tanto gas e ci vediamo come sempre quasi ogni domenica alle 18 per un nuovo video. Ciao Merluzzoni!